Allora oggi siamo di nuovo a casa sulla nostra pista d'allenamento, la agonistica, scusate. Siamo a Fondo Grande e su questa pista si allenano le nazionali americane, italiane, anche svizzere, francesi. È un punto di riferimento per tantissime nazionali. Questa è una pista importante. Si svolgono gare anche importanti, si fanno i mondiali, l'Alpecimbra è il mondiale di sci junior, ok? Ha una prerogativa questa pista, che è affiancata da un'altra pista, uguale identica. Questa è una particolarità per la quale anche i turisti, lasciando nella pista che fiancheggia la pista agonistica, possono comunque vedere gli allenamenti e le gare con una visione importante della gara, dello sci, no? Ok? E oggi facciamo gigante, è stato tracciato abbastanza lungo da Daniele, mi sembra un ottimo gigante, il terreno è veramente buono. Bocca al lupo. Abbiamo messo giù anche il cronometro, quindi vediamo, insomma, provare a migliorare un po', a tirare giù un po' sui tempi, le diagonali un pelo più dirette. Ok? Quindi andiamo, dai. Pronti? Andiamo. Ciao. Carichi a molla. La neve è dura, ci sono allenati gli americani. Adesso vi facciamo vedere chi è forte. La pista agonistica qui a Folgaria, a Fondo Grande, è una gran pista tecnica, ambita da tutte le squadre mondiali, perché comunque ci si allena dai club locali sul territorio, alle squadre nazionali e alle squadre internazionali, con la presenza di grandi campioni. La pista praticamente di casa, dove sono cresciuta, è una pista molto tecnica, molto difficile soprattutto da interpretare nella parte dove si passa sotto la seggiovia, dove c'è il pianetto per poi l'ultimo muretto per fare dopo il piano, fondamentale quello, perché sennò se non si riesce a portare fuori velocità non si arriva più al traguardo. Una pista sia da gigante che da slalom, preferibilmente gigante secondo me. Di speciale per il gigante la lunghezza, un po' le varie pendenze, muro, pianetto, contropendenza, muro, piano. Per lo slalom, diciamo, è più una manche fulmicontone, ovvero poche porte sul muro e dopo tutto il piano. Diciamo che è una pista molto molto tecnica, ha tutte le caratteristiche adeguate per una preparazione anche di Coppa del Mondo, quindi è neve, soprattutto neve e pendio, è molto allenante per preparare le gare di Coppa del Mondo, e a seguire, e anche noi con i club o con i comitati, è ambita per fare allenamenti di qualità. So today we were skiing GS, our first day kind of after a few days off from our last World Cup, and the slope here is great. I think the snow is, per me l'Alpecimbra è una seconda casa, un luogo dove oltre ad allenarmi con intensità e qualità mi sento coccolato dalla tipica accoglienza italiana. Il clima è estremamente piacevole, la gente è socievole e poi il cibo è qualcosa di straordinario. Pur facendo allenamenti intensi, grazie al contorno e al modo di vivere in Trentino, mi ricarico sempre le pile ed è servito soprattutto negli stage che abbiamo fatto prima delle Olimpiadi. Non è un caso che sia giunta una medaglia in Super G, che voglio condividere con gli amici del Trentino.
Le piste dell'Alpe Cimbra sono varie e complete, non sono lunghissime, ma sia l'agonistica sia la salizzona hanno un dislivello simile a quello dei tracciati di Coppa del Mondo. C'è tutto quello che serve, verticalità e cambi di pendenza, ma soprattutto un tratto in contropendenza che è particolarmente allenante. Poi c'è il valore aggiunto della preparazione della neve. I tecnici della società impianti e il loro staff ci mettono sempre a disposizione piste barrate. Gli allenamenti sulle piste dell'Alpe Cimbra ci consentono sempre di portare a casa un lavoro strategico per la nostra stagione sportiva. La pista agonistica mi piace moltissimo perché non dà tregua. In 50 secondi non c'è un istante dove si può mollare. Serve sempre grande concentrazione e pressione sugli sci. Bisogna subito spingere anche se il primo tratto non è molto verticale. Con il primo cambio di pendenza la musica varia. In uno slalom gigante vengono tracciate sempre porte angolate dove è necessario essere aggressivi e non perdere il ritmo. E questa tendenza bisogna mantenerla su tutto il muro finale, facendo particolarmente attenzione al tratto in contropendenza, dove l'attenzione deve essere sempre al massimo. Anche se si è allenati, arrivati nel parterre c'è sempre il fiatone. Gran bella pista e la neve sempre barrata e in eccellenti condizioni è il vero valore aggiunto. Oggi siamo qua sulla pista agonistica, sulle nevi di casa, qui a Folgaria, una pista nera che a me piace moltissimo perché a me piacciono questi pendii molto, molto ripidi in cui non si può mollare l'attenzione un secondo. La pista agonistica è una pista abbastanza famosa dove si svolge anche l'Alpe Cimbra Fish Children Cup, alla quale ho partecipato ormai 8 anni fa. E è una pista molto bella, tecnica, diversa un po' da tutte le piste che troviamo di solito nelle nostre gare. Infatti qua si vede veramente chi sa sciare e chi invece fa fatica. Questa pista la conosco come il palmo della mia mano perché ci ho fatto molti allenamenti durante la mia carriera d'atleta. Devi essere tecnicamente perfetto praticamente e prendere il ritmo fin dalle prime porte del muro per poi portare giù il ritmo fino in fondo e mollare le ultime porte prima del piano per prendere la velocità fino all'arrivo. Nel tratto finale c'è un pezzettino di piano che in una prova cronometrata diventa molto importante perché se si sbaglia in quel punto lì, dopo il tempo ne risente sicuramente. Oggi allenamento qui a casa, pista agonistica, e la conosciamo molto bene, siamo qui praticamente 4-5 giorni a settimana visto che facciamo base a Folgaria e la neve devo dire che era molto bella, dura, molto grip, quindi un gigante divertente, è stato tracciato anche un gigante veloce. Parte da in cima in fondo e non molla mai, quindi è molto tecnica, bisogna cercare di tenere sempre un buon ritmo, mentre per i turisti bisogna saper fare le curve perché altrimenti si arriva in fondo con una velocità supersonica e magari si finisce anche di farsi male. I nostri 90 circa chilometri di piste sono fondamentalmente piste dedicate allo ski family,
Abbiamo queste tre piste particolarmente impegnative che sono la Martinella, l'Agonistica e la Salizzona. Però l'altipiano e gli altipiani cimbri sono assolutamente vocati allo ski family. Ci sono parecchi lavori cantierabili già da subito, in particolare stiamo pensando a trovare una pista, ad allargare una pista per gli allenamenti, visto che comunque la nostra ski area è una ski area partecipata da club importanti, sia locali che non. E pertanto è un'attività, quella dell'agonismo, che ci interessa sviluppare. Ci troviamo ai piedi della pista agonistica in Martinella, pista agonistica, pista dei campioni, club di riferimento della località della ski area che quotidianamente ci frequentano, ma soprattutto nazionali. È di questi giorni la presenza della nazionale americana con l'atleta di punta, l'argento al Super G nelle ultime Olimpiadi a Pechino, Ryan, ragazzo giovane, che proprio ieri mi diceva che la qualità della neve e soprattutto la tecnicità che trova su questa pista non la trova altrove. Ryan ci riconosce un grande contributo per l'attività fatta dai nostri ragazzi nella preparazione delle piste, ma soprattutto per la tipologia del pendio. Qua si sviluppa una pista di circa un chilometro per 300 metri di dislivello, affiancata dalla pista Martinella che volutamente la Folgaria Ski lascia aperta all'utilizzo degli ospiti che siano praticamente attaccati ai campioni. La collaborazione con gli Stati Uniti nasce dall'Inns Yvonne come Folgaria, nel senso che l'Inns Yvonne era a quel tempo accompagnata da Enrica Cipriani, che insomma si allenava a Folgaria tanti anni fa, non tantissimi ma alcuni anni fa, e si ricordava della pista agonistica e della pista Salizzona. Ecco allora che abbiamo fatto quel primo allenamento, al quale è seguito l'allenamento dei gigantisti con Ted Ligety all'epoca, eccetera, e poi abbiamo fatto un ragionamento con la federazione americana, con lo ski team USA, e una collaborazione che sta durando da diversi anni e che si intende farla durare anche nel tempo, molto importante per internazionalizzare il nostro prodotto, e che conferma questo impegno della località, della società impianti, dell'azienda per il turismo in questo settore dell'agonismo, a partire dai bambini arrivando ai grandi campioni. Quando hai poco allenamento tendi ad aggrapparti e iniziare la curva sull'interno con la coda esterna alta. Quella di prima, ho cercato di essere più deciso, ma penso che ha pagato. Sono stato troppo brusco, secondo me, troppo irruento. Adesso ho cambiato sci, c'è uno sci un po' più rigido, dovrò appoggiarmi e gradualizzare il peso sulla gamba esterna, quindi cercando di tenerla lunga la curva senza cambiare troppo peso. Ah, bene, dai, bello, ci va abbastanza veloce. E la pista credo sia una delle più belle, perché, come dire, è una pendenza costante. Quindi non è sempre un cambiare ritmo, ma è una volta che lo trovi, lo tieni, e quindi se il tracciato è divertente come oggi, ti diverti, quindi ci va. Fa le cose bene, no? Adesso che provo. Puro comunque sono un po' carente, non mi fido ancora al 100%. Adesso piano piano andiamo avanti, la fiducia aumenta, la prestazione aumenterà anche quella, a bomba! Come on, salati! Un po' troppo largo, devo andare cauti, chiuderle meno le curve. Nardelli oggi sta sciando forte, ma lui in gigante è bravo, viaggia.
cerchiamo di starli il più vicino possibile. Wow! Che paura! Gli altipiani cimbri, un territorio segnato profondamente dalla Prima Guerra Mondiale. Tanti anni di sofferenza e di dolore, ma pure dalla ferma volontà di ripartire e di costruire qualcosa di nuovo per la comunità. Così, nel 1939, venne realizzato il primo impianto, lo slittone in località Serrada. Una risalita costava una lira italiana. Si capì che il turismo poteva diventare una fonte di benessere e così si iniziò ad investire. Nel 1947 venne realizzato il primo impianto ufficiale con la seggiovia Francolini Sommo Alto, eppure il primo albergo, denominato Stella d'Italia, a quel tempo dedicato anche ad ospitare gli scout, e perfino un trampolino per il salto speciale. Quello del 1948 fu poi un Natale speciale, perché entrò in funzione e venne inaugurata la seggiovia monoposto Serrada Martinella. L'entusiasmo non mancava di certo, così come l'intraprendenza e l'attenzione al mondo agonistico. Non fu un caso che nel 1949, sulla pista Martinella, si disputò lo slalom della ben nota 3-3, con vittoria di Zeno Colò. Una sensibilità al mondo race che consentì nel 1951 la nascita della prima pista agonistica da carbonare al cornetto di Filadonna. Fu palestra di allenamento di Zeno Colò e delle due sciatrici di casa, Yolanda e Jerta Schier. Nelle stagioni del miracolo economico italiano, la schiaria di Folgaria e Lavarone ebbe la sua esplosione e la sua consacrazione. Un boom di investimenti dal 1953 al 1978, con la messa in funzione di ben 9 impianti di risalita. E nel 1992 prese forma il comprensorio sciistico, coinvolgendo l'intera comunità. Il resto è attualità, con ben 29 impianti e 9 tapirulane a Folgaria, Fiorentini e a Lavarone. L'allenamento di oggi è stato faticoso, più che altro per la visibilità, perché non riuscivo a vedere abbastanza bene il terreno, quindi avevo un po' di timore. Comunque il primo giro bene, gli altri così così, andava sempre peggiorando, però comunque abbiamo fatto buoni passaggi, tanti giri e si guarda avanti per le gare. L'allenamento di oggi sulla pista agonistica a fondo grande Folgaria è andato sicuramente molto bene, perché il tracciato mi si addiceva abbastanza, mi sono divertito, ho tracciato il Daddy che comunque so che traccia molto bene, e è veramente divertente, la neve era stupenda. L'allenamento di oggi è andato bene, anche se la neve era un po' soffice, ho fatto un po' di fatica, specialmente gli ultimi giri. I primi invece sono andati un po' meglio perché la neve era ancora buona. Poi si sono formate un po' di buchette e ho fatto un po' di fatica. E riuscivamo proprio, come dire, a percepire la velocità curva dopo curva, visto che anche la neve ci permetteva, come dire, di esagerare un pochino, e quindi allenamento positivo, allenamento valido direi, e niente, che dire, qui è sempre divertente, quindi oggi l'abbiamo sfruttata al massimo e niente, adesso ci prepariamo per le prossime gare. Oggi l'allenamento è stato molto produttivo, era un bel tracciato, anche se ci ho messo alcuni giri per abituarmi sugli spazi, perché diciamo che la prima parte era bello ritmico, poi da metà in giù, dalla lunga, gli spazi si allungavano e quindi i miei migliori giri sono stati dal secondo giro in poi. E neve bella, rovinava veramente poco, qua le piste sono sempre preparate benissimo.
Bene ragazzi, abbiamo finito l'allenamento di oggi. È stato un buon allenamento, la neve ha tenuto veramente bene. Vi siete allenati tutti sulle cose che stiamo continuando a fare, chi più chi meno. I primi giri, quelli che erano una settimanina che non mettevano le sci da gigante, hanno un po' faticato e dopo comunque sono riusciti anche con i tempi ad abbassarli. Quindi dai, giornata positiva anche oggi qua a casa. Alla prossima. Grazie mille. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Anche te, Dani.